sole bacia i belli, dice il proverbio. Adesso Luca, non so se noi siamo proprio belli, ma di certo c'è che oggi pomeriggio il sole ha scelto di regalarci un po' di sole. Benvenuti a tutti da Fabio Caressa e Luca Maggiani ancora una volta insieme per raccontarvi più e meno di un'altra partita di calcio, che magari per alcuni di voi sarà il modo migliore per terminare un autopranzo, ma speriamo che lo spettacolo vi tenga svegli e non vi scriva i voli. Barcellona ha effettuato un grande contropiede, sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Avranno più spazi. Ibrahimovic allarga il gioco sulle fasce. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. E Falcao alza la palla in profondità verso un compagno. Si è accesa subito, non erano ancora trascorsi 10 minuti dal fischio iniziale. Già il punteggio è quindi di 1-0. Bel pallone. Blind era ben posizionato e intercettato il pallone. E passa. Palla che filtra per Falcao. Quale peraltro scrive le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete di Sassuolo migliora, ma la partita è ancora lunga. Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio. Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare. Barcellona esce dal campo con l'unico gol della partita referto, una gara tesa ma comunque emozionante. Ancora tutto da decidere. Riprende con il secondo tempo. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di Cristiano Ronaldo. Gol, lo spalla. Due gol di scarto tra loro e gli avversari adesso. Ha mantenuto i nervi saldi, ha insaccato il pallone evitando il portiere. A tu per tu con il portiere, ha dimostrato il suo senso del gol.
Bella apertura. E no, niente, è finito il fuorigioco. Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start sliding in your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you always, always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always, always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Cristiano Ronaldo se ne va. C'è spazio per calcio, ci prova. Di rigore non è facile mantenere il sangue freddo, ma lui non si è fatto intimorire. Si riparte dal 3-0. Dani Ceballos con il fallo. Riesce ad allontanare William. William, il suo pallone è morbido, scatta verso il pallone. Ibrahimovic aveva spazio davanti alla porta, grande occasione per lui. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Falcao fa sportellate con il suo marcatore. Ottima pressione la sua, ma la recuperata. Allontana il pallone. Gioca a sinistra. È libero di creare pericolo. Lo mette in mezzo. Sarà calcio d'angolo. Palla inizia ad accelerare. Il passaggio filtrante per Livia. Può andare. Può cacciare la rete. Conclusione. Beh, non è stato un gran tiro. Da lì poteva fare decisamente meglio. Hanno sfruttato benissimo il varco centrale, procurandosi una grande occasione. Partiranno con una rimessa laterale. Si libera la grande. C'è la palla lunga in avanti.
intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Si libera della palla ed evita complicazioni. E l'arbitro dice che può bastare. Una vittoria ottenuta con tutte le caratteristiche giuste. Intensità, qualità offensiva, concentrazione. Ha funzionato tutto. E invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Hanno giocato bene, scegliendo di attaccare e sfondare soprattutto per vie centrali. E grazie alla qualità di questo gioco offensivo sono riusciti a ottenere una vittoria meritatissima. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Grazie a Luca per averci affiancato. Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feel?